Ciao a tutti, bentornati e bentornate in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Mi eravate mancati tantissimo, mi mancava restare qui per un paio di minuti davanti a una telecamera e a parlare con voi. Mi eravate mancati davvero tanto. Devo scusarmi per la mia breve assenza, ma come ben saprete, tra meno di un mese ho gli esami. Più o meno tra 20 giorni ho gli esami, inizio gli esami, e questo vuol dire che ho dovuto fare la tesina, ho dovuto iniziare a studiare. Insomma, ho dovuto fare abbastanza cose per la scuola e in più anche con il ballo tra poco avrò i campionati italiani e quindi ho molto più spesso allenamento e se non ce l'ho più spesso ho più ore e anche questo mi ha portato un po' ad allontanarmi qua su YouTube, sui social, eccetera, eccetera. Comunque, tralasciando questo discorso, oggi sono qui per farvi un video super richiesto che non vi ho ancora fatto qua sul canale. Cioè, in verità vi ho fatto, però non con questo che vi faccio vedere oggi. Cioè, oggi vi faccio il What's on my iPhone X. Vi avevo fatto il What's on my iPhone 7, ve ne avevo fatti due mi sembra, e però con l'X non ve l'avevo ancora fatto, perciò oggi sono qui per farvelo. Parto già dicendo che se sei entrato in questo video per insultarmi perché io ho l'iPhone X e tu no, puoi uscire direttamente da questo video perché delle tue critiche non me ne faccio nulla, anzi stai perdendo solo tempo. Detto ciò, io direi di iniziare. Allora, come potete vedere, ora ho su indosso questa cover bianca dell'Apple e il mio iPhone X dietro è argento, che poi è come se fosse bianco, ma va bene, e poi davanti è normale nero. Ho la pellicola su, la volevo di vetro, solamente che all'Apple Store qui a Bologna di vetro non c'era e quindi questa qui ce l'ho su già da un bel po' e quindi ho questa qui che è di plastica ed è quella opaca mi sembra. Come immagine sia di blocco schermo che della schermata home ho questa immagine del mare che è quella che dà già l'iPhone. Ho deciso di mettere questa perché poi, conoscendomi, ogni 3x2 potevo cambiare l'immagine. Allora ho detto vabbè, metto questa sia come schermata home che come blocco schermo, così non ho alcun tipo di problema. Allora, nella prima facciata, come potete vedere, abbiamo nella prima riga, possiamo dire, messaggi. Sì, sono 101 messaggi perché, non so perché, i messaggi non li apro, mi piace avere lì il numerino 101 e quindi, ok. Poi ho musica, che però non uso questa app per ascoltare la musica, dopo vi farò vedere che app uso. Dopo ovviamente vabbè c'è il calendario che tra l'altro mi fa anche da agenda, come potete vedere ci sono tutti i puntini sotto i numeri, sono tutti i miei impegni e quindi mi fa anche da agenda ed è bellissimo. Poi ho vabbè rullino foto, fotocamera, meteo, orologio, mappe, video, note, promemoria, borsa, wallet che non so cosa sia, iBooks e poi ho una cartella stile di vita con iTunes Store e podcast, che anche questi, cioè podcast non lo uso, iTunes Store per comprare la musica, sì è quello per comprare la musica, sì. Poi c'è vabbè Apple Store, impostazioni, FaceTime, calcolatrice, poi ho un'altra cartella con extra dove ho bussola, suggerimenti, memo vocali, contatti, trova iPhone, GarageBand, non lo so, trova amici, pages e watch per l'Apple Watch che io non ho, però se esco con 9 dall'esame i miei me lo danno come premio, possiamo dire. Poi ho Keynote, email, dove qua ci sono tutte quante le email, anche come potete vedere ci sono 134 email e sono quelle non lette, però le leggo le email, leggo quelle, cioè leggo le più importanti. Poi c'è salute, casa, file, Gmail e questa qui, che non so come si pronunci, quindi non ve la dico, però è un'app più che altro per quando magari mi mandano dei file da ascoltare e solitamente tutti quanti i file sono caricati su questa applicazione. Allora l'ho scaricata e vabbè. Poi ho iTunes U, Numbers, Clue, che sarebbe l'applicazione per il ciclo, sì lo dico senza problemi, e poi ho CVV, studenti, che sarebbe il mio registro elettronico, che vabbè, della scuola. Invece sotto come barra quella che non si muove, non so come si chiami, ho ovviamente WhatsApp, telefono e poi ho TD, mi sembra che si chiami, sì, TD Download, dove appunto ascolto tutta la musica.
Tra l'altro ne ho preso un sacco di canzoni, ma sono dettagli. E questa applicazione funziona che quando magari esce una canzone che ti piace ed esce il videoclip, tu da YouTube puoi andare a scaricarla, perché tipo quelle su Spotify che non hanno il videoclip o così qua non si possono scaricare. E io lo dico sinceramente, Spotify non ce l'ho, non so come si usi, non mi piace e non ce l'ho. E poi vabbè, sempre sotto qua ho Safari. Passando alla seconda pagina, che è anche quella un po' più interessante. Ah, non vi ho fatto vedere la prima, però vabbè, la prima nulla di che, insomma. Passando alla terza facciata del telefono, come potete vedere è pieno di cartelle. Come prima cartella, come potete vedere, è questa qui con un emoji del telefono, e qui è dove ho tutti quanti i social. Allora, il primo che possiamo trovare è Instagram. Se ancora non mi seguite su Instagram, andatelo a fare. Mi chiamo ambra.cotti con alla fine due i. Questa sono io, tutti gli altri sono fake. Poi vabbè, ho Musical.ly, che però non uso tipo da davvero tantissimo. Poi ho Ask, che Ask ultimamente sto usando meno. Però se vi andatemi a seguire, che se vedo che c'è più gente che mi segue, eccetera, e magari lo rinizio ad utilizzare. Su questo Ask non mi chiamo ancora Ambracotti, perché non si può più cambiare nome. Mi chiamo Ambrina04-Flash con alla fine 2H. Dopodiché ho Facebook, che però è mio privato, quindi non, insomma, potete anche non seguirmi perché non mi piace neanche troppo e non lo utilizzo troppissimo. Poi vabbè, ho Messenger, che è collegato ovviamente a Facebook. Snapchat, su Snapchat anche questo non lo utilizzo da un sacco, però se vi va andatemi a seguire, mi chiamo Ambrina Cotti. Poi ho Pinterest, che anche questo lo uso per me. 21Buttons, andatemi a seguire che ogni tanto posto, qui ci sono tutti i nuovi termini della privacy, ma ok. E su Pinterest, su 21Buttons mi chiamo ambra.cotti. Poi ho Snow, che non utilizzo più, quindi è rimasto lì così per fare compagnia agli altri, insieme a Twitter. Live.ly, che anche questo ormai non lo uso più. House Party, che vabbè, questo lo uso per me personalmente. E infine Depop, che ogni tanto ci faccio un giro, ma insomma nulla di che, gli ultimi social. Per quanto riguarda la seconda cartella, come potete vedere è nominata con un treno, un'auto e un aereo. Ciò vuol dire che ci sono tutte le applicazioni per viaggiare. Ho l'applicazione di Trenitalia per quanto riguarda i treni, quella di Uber per quanto riguarda i taxi quando vado all'estero, dato che qua in Italia non c'è Uber, penso ci sia solo a Milano, però non ne sono sicura. Poi c'è Meridiana, che vabbè è una compagnia con cui ho viaggiato una volta per andare in un certo posto. MyTaxi invece, che è tipo Uber, che però MyTaxi c'è a Milano, Torino e non mi ricordo dove. E infine c'è TaxiClick, che c'è a Bologna, e quindi io ho questo TaxiClick che c'è a Bologna, dato che MyTaxi a Bologna non c'è. Passando alla terza cartella, come potete vedere è nominata con una macchina fotografica. Ciò vuol dire che ci saranno tutte le app per modificare le immagini. Allora, la prima app è Vigo Video, che penso che abbia cambiato nome, ma ok. E in pratica questa... perché non vai? Ok, sì, questa app era Flippagram, direi, se non mi sbaglio. E comunque quella per fare i video con tutte quante le immagini. Poi ho Fonto, se si pronuncia così, dove faccio le immagini della copertina dei miei video, non tutti, solo alcuni. Ho Uji, che è un'applicazione bellissima. Adesso vi faccio una foto e vi faccio vedere come viene, tipo la faccio così. E come potete vedere questo è l'effetto, non si nota moltissimo, però se voi andate su Instagram nelle mie storie sicuramente ecco tipo questa immagine o questa, come potete vedere fa questo effetto meraviglioso, e quindi questa qui è per fare le immagini. Poi ho Snapseed, se si pronuncia così, e dove modifico tutte le varie foto anche per fare le copertine, insieme a PixArt e Canva. PixArt l'ho utilizzata anche nella mia ultima foto che ho postato, ovvero che è questa, se vi interessava. Poi parlando nella quarta cartella, come potete vedere si nomina con, cioè troviamo
una videocamera e questo pacchetto di soldi, che in verità non l'ho messo io, ve lo posso giurare su chi volete, ma la mia migliore amica aveva nominato lei le cartelle e in questo ha deciso anche di mettere i soldi, ma vabbè. Comunque abbiamo iMovie, YouTube Studio, YouTube e Stories. Stories sarebbe quella app che io registro i video e senza fermarmi e dopo io li posto sulle storie e li divide lui. Il problema è che non so come si usi. Quindi, Ambra, ok. Nella quinta cartella troviamo tutto ciò che riguarda il cibo. Allora, troviamo Manico, che è una cosa qua di Bologna, Glovo, che è simile a Just Eat, Zefor, che invece è l'applicazione per prenotare i ristoranti tramite telefono senza chiamare o altro, e poi ho Foodora, che è simile a Just Eat, e Delivero, se si pronuncia così, anche questo simile a Just Eat. E Just Eat non ce l'ho perché non mi piace, è molto semplice. Dalle mie cose, perché ho Amazon e My Team Mobile per vedere quando finisco i giga o altro. E infine una applicazione per il basket, perché come sapete seguo il basket e vabbè. Poi nella sesta, mi sembra, 1, 2, 3, 4, 5, settima, scusate, nella settima cartella troviamo PowerPoint e Word. Ogni tanto per dei compiti così li faccio sul telefono e non sul computer, quindi utilizzo queste due app, sono costate anche abbastanza. E infine l'ultima cartella, che non ho nominato, l'ho solo nominata giochi, dove troviamo questi due giochi. Sinceramente io non sono per niente un amante di giochi, però ho detto vabbè, due giochi nel telefono, possiamo anche metterli. Allora ho scelto questi due, anche se il Splashy, il primo, infine ho VDSF e Card, che sarebbe una cosa per quanto riguarda il ballo, quindi non vi sto troppo a spiegare perché appunto è una cosa per quanto riguarda il ballo. Questo era il mio... Oddio, cosa si è perso? Ok. Questo era il mio telefono. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bel like. Fatemi sapere che video vi piacerebbe vedere sul mio canale YouTube, perché non ho molte idee in questo periodo. Spero di portarvi video adesso... Non ogni settimana, tipo fino a metà giugno non credo di portarvene uno ogni settimana, dato che avrò gli esami. E, però spero, dopo aver finito gli esami, di portarvene uno almeno a settimana, anche se avrò un sacco di allenamenti per quanto riguarda i campionati italiani, ma ci proverò. Prima che si bloccasse la card, stavo dicendo, scrivetemi nei commenti che video vi piacerebbe vedere qua sul mio canale YouTube, seguitemi su tutti quanti i miei social, mi raccomando, trovate tutti i vari link e i nomi nell'info box. Detto ciò, vi mando un super bacio e vi voglio tanto tanto bene, mi eravate mancati davvero tantissimo. E niente, ci vediamo con il prossimo video e mi raccomando seguitemi sui social per scoprire tutte quante le cosine nuove e tutto ciò che faccio ogni giorno e tutti i miei disagi. Ma...